Allo Stella Stadium termina il periodo nero della Stella, contro il Conca arriva il primo punto di questo maledetto 2019 che ha portato la squadra dall'ottavo al terzultimo posto in classifica, salvezza che per i padroni di casa a fine girone d'andata sembrava ben avviata. Ora la strada si è complicata e non poco, per il Conca la campagna rafforzamento invernale ha aiutato tantissimo, ad iniziare da Bomber Pasolini, arbitra la gara in questione con l'era di Rimini coadiuvato da Catte e Friccioni della stessa sezione. L'inizio è di marca locale e tra l'altro è ben angurante, Fabri Scodella al centro. Il pallone viene raccolto da Salvemini che spara a botta sicura trovando sulla propria strada il bravo Barbanti. Replica detto il Conca affidato a questa traversione invitante per gli attaccanti biancocelesti ma che viene sventato dalla retroguardia di casa con l'uscita opportuna di Gamberini. Stella nuovamente in avanti con il tiro dalla distanza di Andrea Gamberini che si alza sopra la traversa. Altra bella azione dei padroni di casa con Greco che allarga per Fabri, pallone in mezzo con Garcia che spreca così il possibile colpo del KO. Ma il Conca gioca di fino e si vede da questa giocata ad opera di Gambelli e Pasolini. L'ex cattolica gestisce la sfera, poi appoggia l'indietro per il traversone di Ferrani per la testa di Gambelli che mette incredibilmente al lato da posizione favorevole. Con l'immagine a cura di Elisa Drudi ci spostiamo nella ripresa. Greco da posizione defilata, una volta accentrato, si prova la conclusione al giro, ma il tentativo da dimenticare, pallone abbondantemente al lato. Più pericolosa la manovra ospite, Ferrani pennella per Pasolini che di testa va vicinissimo al bersaglio. Poi la volta di Gambelli, traversone al centro, raccolto da Gamberini con chiara occasione da gol per Pasolini che trova sulla propria strada lo stesso estremo di casa che si riscatta. La Stella a questo punto prende campo e coraggio, la discesa di Salvemini non viene accompagnata dalla buona sorte, Barbanti si rifugia in corner, portiere chiamato nuovamente in casa quando Greco lanciato in profondità calcia verso lo specchio della porta. Stella che meriterebbe forse qualcosa in più, da applausi la giocata finale, l'1-2 tra Gamberini e Salvemini con il numero 11 che nella parte finale dell'azione fa fuori anche il proprio marcatore posta ma sulla propria strada trova l'intervento di Barbanti a dire di no. Specchio della porta difesa ottimamente con il risultato che rimane bloccato sullo 0-0 fino alla fine dei giochi.